Avec une seule douille. Allora cominciamo dal 2005, il primo che l'abbiamo sentito, quindi Sangiovese 80% e 20% Sauvignon, un po' Cabernet Sauvignon, la, diciamo, la percentuale classica di Super Tuscan che si rifanno al modello, diciamo, agli anni 70-80, quindi un vino che da un lato abbraccia la tradizione, la toscana del Sangiovese, dall'altra il gusto, diciamo, internazionale del Cabernet Sauvignon, che è il vitigno principe del bordolese. Quindi un vino che cerca di coniugare quello che è la rusticità, le caratteristiche del Sangiovese con quella che è un po' un'apertura più dolce, più sfumata, spesso più elegante del Cabernet Sauvignon. Però in realtà con, sicuramente si è visto anche nel Chianti Classico, in realtà il Sangiovese ha un'eleganza che non va da invidiare al Cabernet Sauvignon. Però ecco, veramente Cabernet Sauvignon dona a questo vino, in un'annata, fra l'altro 2005, un'annata abbastanza particolare, un po' contrastata, delle note, per esempio rispetto a quello che abbiamo usato finora c'è mora, mirtillo, frutta di bosco molto matura, la, magari confettura di fragole, confettura di lamponi, tutte sensazioni che finora non avevamo incontrato. Poi diciamo la dolcezza anche maggiore, quindi già un naso subito più accattivante se vogliamo, però anche molto, molto sfaccettato, c'è anche la componente del Sangiovese, l'amarena, il sandalo, il cuoio e il tabacco che comunque si sentono, ma soprattutto in questa fase molto giovane, ovviamente il Cabernet Sauvignon, molto giovane relativamente alla tipologia, perché questa è la tipologia che come forse anche più magari della riserva si presta a un certo invecchiamento. Quindi note vanno più sul dolce, più sull'accattivante, dicevamo. In bocca sentite un vino di un certo corpo, di una certa struttura, che in bocca marchia molto, sentite rispetto, vabbè, l'altro era 97, però in bocca rimane molto di più, questa sensazione di frutta di bosco, di mirtillo, rimane veramente ricca, c'è questa speziatura, questo chiodo di garofano, un po' di cannella, anche un po' di anice se vogliamo, che si allarga molto in bocca, in realtà va, abbiamo appunto proposto su quest'arista di grigio, perché la, c'è una bella speziatura, c'è il grasso, è una carne insommata abbastanza consistente, quindi l'abbinamento l'abbiamo messo in questo vino che è quello più strutturato e corposo fra quelli in... chiaramente è un vino che non si presta a abbinamenti leggeri, ci vuole nel piatto una struttura di una certa importanza, e però ecco, sicuramente sottolinea bene le speziature e certe particolarità dei piatti. È un vino, la tipologia in questo momento diciamo un po' passata tra virgolette di moda, anche se quelli buoni la gente li continua a bere senza problemi, però ovviamente il fatto di ritornare verso il Sangiovese per 100% su questa tipologia è sicuramente una scelta in questo momento che viene consigliata e molte aziende stanno seguendo, perché il pubblico, diciamo, dopo anni in cui questo Cabernet Sauvignon piaceva, adesso si sta più tornando a un gusto più classico, e il Sangiovese, specie nuovi impianti, sta dimostrando all'altezza di gestire anche il clima, perché il nuovo surriscaldamento globale e le annate più calde, Cabernet Sauvignon regge meglio il palzo, il Sangiovese ci si regola peggio, perlomeno finora. Adesso che si è preso un po' le misure, diciamo Sangiovese 100% dà delle soddisfazioni che qualche anno fa era più difficile ottenere.